Oggi fanpage.it incontra Idea Solution, in particolare siamo in compagnia di Ivan Dama, l'amministratore della software house che ha sviluppato anche Air Browser. Per chi ancora non lo conoscesse, Air Browser è un'applicazione per dispositivo iOS che permette di sfruttare iPhone e iPad assieme all'Apple TV per navigare a tutto schermo direttamente sulla televisione di casa. Prima di tutto, Ivan, grazie mille di essere con noi. Assolutamente, è un piacere. Air Browser è un'applicazione che va ben oltre il semplice screen mirroring e porta, direi proprio per la prima volta, la navigazione web non solo nell'Apple TV, ma proprio nella TV in generale, perché è la prima app che finalmente introduce un'esperienza utente semplice e intuitiva. Insomma, secondo me l'intero sviluppo dell'applicazione è venuto più attorno agli user experience che alle singole funzionalità, anche se poi alla fine sono due fattori che sono strettamente collegati tra loro. Come è nata l'idea dell'applicazione e quali sono le tre chiavi fondamentali che le hanno fatto avere questo grande successo? Allora, sicuramente, diciamo, come quasi sempre accade, l'idea per l'applicazione è nata quando fondamentalmente ci siamo resi conto che utilizzare la Apple TV per navigare in internet offriva un'esperienza non del tutto appagante, specialmente, diciamo, per tre aspetti secondo noi fondamentali. Innanzitutto, il fatto stesso che si tratta di un mirroring significa che io prendo lo schermo di un dispositivo da 4 pollici e lo ingigantisco su un televisore. Questo ovviamente non può essere una visualizzazione ottimale perché abbiamo i font enormi, un'area di leggibilità estremamente ridotta. Quindi diciamo questo è uno dei problemi. Altro problema strettamente collegato è il fatto che visualizziamo una versione mobile del sito web, quindi una versione più povera sia di contenuti che di funzionalità. E infine, secondo me, il problema più grande proprio durante la navigazione è rappresentato dal fatto che per interagire con le pagine, quindi per poter, diciamo, fondamentalmente abilitare, toccare i link, navigare sulle pagine, siamo costretti a guardare il dispositivo, cosa che ovviamente non è ottimale. Air Browser si proponeva assolutamente di superare queste difficoltà, infatti propone un vero e proprio puntatore del mouse a schermo, per cui l'utente, una volta che, attiva il browser, visualizza innanzitutto una versione desktop delle pagine web, quindi con un contenuto assolutamente a schermo intero, e inoltre, appunto, grazie al puntatore del mouse, ha tutte le funzioni emulate. Eh sì, infatti alla fine sono anni che ormai i grossi produttori provano a introdurre la navigazione web direttamente da salotto, sia integrando i browser nelle TV che nelle console, però alla fine il risultato non è che sia proprio ottimale. Secondo voi, ecco, il maggiore freno alla diffusione di questa modalità di navigazione è proprio nel dispositivo di puntamento, anche, oltre che nella visualizzazione? Sicuramente il dispositivo di puntamento è un freno notevole, però ci sono secondo me anche altri fattori, perché innanzitutto i TV non utilizzano diciamo software standard per la navigazione, quindi browser standard, per cui spesso si hanno problemi di compatibilità. Inoltre, in molti casi i processori proprio che devono elaborare queste pagine web non sono in grado poi di farlo con le prestazioni adeguate. Per cui quello che diciamo poi fondamentalmente accade è che la pagina non si vede in maniera fluida, comunque rallenta, oppure alcune funzionalità non riescono effettivamente a girare. Quindi questo secondo me è il problema proprio con questo tipo di soluzioni. Sì, appena rilasciata, Air Browser è subito arrivata in cima alle classifiche degli App Store. Qual è la nazione che vi ha dato più soddisfazione in termini di download? Vabbè, sicuramente l'Italia, perché ovviamente avendo sviluppato negli anni tanti rapporti, eccetera, anche con le testate più importanti, siamo riusciti a veicolare subito la novità. Ma comunque anche in altri paesi europei, per esempio la Francia e anche insomma in Spagna abbiamo ottenuto ottimi risultati. Attualmente stiamo lavorando a una campagna per lanciarla negli USA, dove è un mercato ovviamente completamente diverso e Sì. quindi richiede sicuramente un impegno anche in termini di investimenti diverso. Comunque, diciamo, ci stiamo lavorando e stiamo anche realizzando una versione, per dire, di prova dell'applicazione che sarà gratuita e consentirà una navigazione soltanto per un periodo di tempo limitato, quindi per esempio 10 minuti al giorno, una cosa del genere, in modo tale che gli utenti possano provarla e superare, diciamo, la diffidenza che, perché come sappiamo, spesso sull'App Store vengono promesse cose che poi non si verificano nella realtà. Sì, poi tra l'altro la diffidenza anche molto, diciamo, nell'Apple TV, che alla fine è un Esatto, dispositivo. esatto. Sì. Ok, so che l'applicazione è sviluppata principalmente per iOS, Apple TV ovviamente di Apple, iOS di Apple, ma sicuramente in tanti ci chiederanno se arriverà mai una versione per Android.
Diciamo la difficoltà su Android è che oggi non esistono degli strumenti per noi sviluppatori per controllare in tempo reale un secondo schermo, nel senso che per esempio anche il Chromecast è fondamentalmente un oggetto pensato per riprodurre un flusso video, quindi flusso video con tutte le sue latenze, eccetera, per cui l'unica alternativa sarebbe catturare lo schermo e rimandarlo, ma innanzitutto si torna ai problemi, diciamo, di mirroring, fondamentalmente, e poi non c'è quel tempo reale che consente di muovere, per esempio, un puntatore del mouse in maniera confortevole. Questo, diciamo, è per cui al momento non immaginiamo una versione Android, però ovviamente osserviamo la piattaforma con attenzione per vedere se eventuali sviluppi poi ci consentano di realizzare la medesima applicazione. Per concludere, vorrei approfittare della vostra esperienza nello sviluppo delle applicazioni per smartphone e chiedervi il vostro parere sulle novità introdotte da iOS 8, non tanto come funzionalità diretta agli utenti, perché molti hanno considerato questo aggiornamento come un minor update, diciamo così. Minor update, no, per quanto riguarda la parte diciamo, riservata agli sviluppatori, ma fondamentalmente, anzi, ci sono tantissime novità. Tra tutte, sicuramente l'extensibility, che praticamente è una tecnologia attraverso cui le app possono finalmente comunicare tra di loro e offrire servizi anche alle applicazioni di sistema. Quindi, secondo noi, questi anzi, io sotto è un aggiornamento che cambierà radicalmente la modalità di utilizzo di iOS in generale, proprio perché le applicazioni potranno lavorare in maniera integrata tra di loro, cosa prima assolutamente impensabile. Sono d'accordo, è la stessa idea che avevo io. Perfetto, io direi che va bene così. Grazie mille per essere stato con FabPage.it Grazie a e voi. Grazie. alla prossima.